Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Nel 1988 Carmelo Zaccarello, un ragazzo che gestiva un bar in via Roma col padre, cadde vittima di una sparatoria tra bande di malavitosi. Quindi una vittima innocente che oggi Siracusa ricorda con una targa. Una targa cassibile per ricordare Carmelo Zaccarello, vittima della mafia. Il ragazzo, cui è stata intitolata la prima traversa che si mette a destra in via Calcagno, fu vittima il 10 novembre del 1988 di un conflitto a fuoco tra due bande di malavitosi mentre si trovava presso il bar Moga in via Roma, che gestiva col padre. Un simbolo, ha dichiarato il sindaco Giancarlo Garozzo. Sindaco, Siracusa vive in un certo senso un periodo più tranquillo riguardo a quello che ha vissuto qualche tempo fa, ovvero quando le sparatorie, gli attentati erano all'ordine del giorno, però rimane come simbolo il fatto che un cittadino sia rimasto coinvolto in una, si può chiamare, strage. Non c'è dubbio che Siracusa in questo momento dovrebbe essere un periodo più tranquillo da quello che le cronache appunto ci raccontano, però mai insomma abbassare l'attenzione su quello che può essere il fenomeno mafioso che in Sicilia sappiamo bene che magari è cambiato quelli che sono i modus operandi, ma è sempre presente. Oggi ricordiamo uno sfortunato ragazzo, poco più che ventenne, che si trovava nel posto sbagliato durante un agguato e nell'88 perse la vita per mano appunto dei clan mafiosi, dello scontro delle trafide che c'erano appunto negli anni 80 in questa città. Intitolarci una via significa appunto ricordarlo, ricordare sempre qual è l'allarme, quindi stare attenti a quello che può essere il fenomeno mafioso e serve appunto a sensibilizzare un po' tutta la cittadinanza. Un atto dovuto da parte di un'amministrazione attenta per quelle che riguardano le politiche appunto di legalità sul territorio. Lutto in famiglia è sempre una cosa drammatica, quando poi diventa in qualche maniera incomprensibile e così violenta lo è ancora di più e diventa un lutto per tutta la città. Diventa un lutto per tutta la città, indubbiamente, sia per la gravità dell'accaduto e sia perché questo fatto evidenzia e sottolinea uno dei momenti più bui di Siracusa. Quando tutti ricorderete, in quei anni, gli anni 80-88, sono stati indubbiamente quelli più clamorosamente negativi per quanto riguarda la sicurezza in genere e per la pressione mafiosa. In che maniera voi ricordate quello che comunque penso immaginate come una sorta di sacrificio, no, del vostro congiunto? Sì, lo ricordiamo come un qualcosa e un tributo da parte di una persona per bene, da parte di un ragazzo che non faceva altro che fare il proprio lavoro a casa propria e si è visto, fra virgolette, ma, no, fra virgolette mica tanto, massacrare e ha perso tutto quanto può perdere un giovane a 24 anni. Vicenda 6-8, un incontro a Palermo per il futuro dei dipendenti. In commissione bilancio si parlerà quindi del fallimento della società. La questione relativa al futuro dei lavoratori della 6-8 sarà oggetto di approfondimento nella giornata di domani a Palermo. Infatti, i sindaci dei comuni di Siracusa, Augusta, Bucchieri, Floridia, Lentini, Noto, Priolo, Gargallo e Solarino, insieme all'assessore regionale per l'economia e all'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, saranno in commissione bilancio per affrontare le problematiche finanziarie e gestionali derivanti dal fallimento della società 6-8, gestore del servizio idrico per la provincia di Siracusa. Sia chiaro, ha dichiarato l'onorevole Vinciullo, che oltre le problematiche finanziarie e gestionali, il problema dei problemi è quello relativo al personale dipendente, i cui posti di lavoro non possono assolutamente essere messi in discussione da alcuno. La vicenda, come ormai è risaputo, riguarda i 150 lavoratori dipendenti della 6-8 che con il fallimento della società rischiano di non aver più alcuna prospettiva occupazionale. A conclusione dell'esercizio provvisorio da parte della curatela fallimentare, non si ha alcuna certezza sul loro futuro. La discussione è stata aperta e prosegue adesso a Palazzo dei Normanni nella speranza di poter individuare una soluzione politica all'emergenza occupazionale che si profila all'orizzonte. Pozzo Cannizzo chiuso, l'acqua città Giardino però arriva da Pozzo Palombara. Vediamo perché. Nessun problema di approvvigionamento idrico per il rione di Città Giardino. Con la chiusura del pozzo Cannizzo avvenuta la scorsa settimana è stato attivato il pozzo di Contrada Palombara che servirà l'intera area urbana senza provocare alcun disagio.
Sono queste le parole del consigliere comunale medillese Salvo Midolo, intervenuto a seguito dell'intervento da parte della Procura della Repubblica di Siracusa, che a seguito delle indagini relative alle paventate infiltrazioni di idrocarburi nella falda acquifera ha bloccato precauzionalmente l'erogazione dell'acqua proveniente dal Pozzo Cannizzo. L'intervento al pozzo, che serve Città Giardino, dice Midolo, è esclusivamente precauzionale. Gli analisti, su indicazione della magistratura siracusana, dovranno verificare lo stato dell'acqua e l'eventuale presenza di sostanze inquinanti. Bisogna, in buona sostanza, riscontrare i valori del prezioso liquido che fino ad oggi sono stati sempre nella norma. Il blocco temporaneo del Pozzo Cannizzo non comporterà alcuna sospensione del servizio idrico a Città Giardino, frazione che attingerà l'acqua dal pozzo di Contrada Palombara, che in linea d'aria è molto più distante ma utile per garantire il corretto approvvigionamento della comunità, la cui densità abitativa è sempre in costante crescendo. Sempre in tema di inquinamento dei terreni, la magistratura sta continuando a monitorare i serbatoi di Isabel Lukoil, che la scorsa estate sono stati oggetto di sequestro da parte degli agenti del commissariato di Priolo Gargallo a causa di perdita di idrocarburi da serbatoi e di conseguente sversamento nei terreni circostanti. ANCI Sicilia, il sindaco di Canicattini, Amenta, tenta di scalzare il super favorito Luca Orlando, sindaco di Palermo. Ore decisive per l'elezione del nuovo presidente di ANCI Sicilia, l'Associazione dei Comuni Italiani. È fissata infatti per domani a Palermo la nomina del nuovo presidente, carica alla quale concorrono il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, super favorito della sfida, contro il sindaco di Canicattini, Paolo Amenta. Quest'ultimo da 7 mesi ormai svolge di fatto il ruolo di presidente di ANCI Sicilia dopo le dimissioni nel giugno scorso di Giacomo Scala. La candidatura di Amenta e di Orlando ha di fatto spaccato il Partito Democratico. Il segretario regionale del PD, Giuseppe Lupo, ha lanciato la candidatura di Orlando alla guida dell'Associazione dei Comuni, mentre da Siracusa arriva forte la voce della segreteria provinciale del PD a favore di Amenta. Amenta, oltre ad essere il candidato ufficiale dell'ufficio di presidenza di ANCI Sicilia, gode la stima e del sostegno della quasi totalità dei comuni, come rimarcato dallo stesso PD, partito al quale fa riferimento il sindaco di Canicattini Bagni, che in questi mesi ha contribuito al suo rinnovamento sostenendo Matteo Renzi nella corsa alla segreteria nazionale. Paolo Amenta in questi 7 mesi di presidenza, sottolineano la Castelluccio, Scalorino e la Deputazione Democratica, ha dato un forte segnale di cambiamento. Il PD siracusano dunque sconfessa il suo segretario regionale alle prese con il congresso regionale e ben 4 candidature alla segreteria contrapposte alla sua, ritenendo, contrariamente alla proposta Orlando, sindaco di area metropolitana, che la presidenza di ANCI Sicilia, affidata al sindaco Amenta, rappresenti un'opportunità per i comuni siciliani. Anno accademico per infermieri professionali all'ospedale Rizza di Siracusa, il via questa mattina. Ma quali sono le caratteristiche umane e professionali di un infermiere? Noi l'abbiamo chiesto ai coordinatori del corso. Corsi di infermiere professionale inaugurati questa mattina all'ospedale Rizza, una preparazione attenta per il personale che dovrà fare da interfaccia tra l'azienda sanitaria, i pazienti e i ricoverati, mettendo in atto umanità, preparazione e competenza. Questo è il settimo anno che a Siracusa abbiamo questo corso infermieristico e per me è un'esperienza bellissima, per me è la seconda esperienza da commissario e ho tenuto a dare il saluto a questi ragazzi perché vorrei riuscire, se possibile, a trasmettere quella passione che è necessaria per chi fa il lavoro come il nostro, che è da medico o da infermiere. Un lavoro, un mestiere che io ritengo molto difficile perché non sono necessarie solamente le competenze, che sono importantissime, ma avendo a che fare con persone che soffrono e quindi con persone deboli, è necessario che noi, oltre alle competenze che noi dobbiamo avere, quindi le curiamo particolarmente, dobbiamo capire che dobbiamo metterci molta empatia, dobbiamo metterci partecipazione emotiva, dobbiamo metterci sorriso, gentilezza, perché la persona che abbiamo di fronte è in un momento particolare della propria vita. Io ho fatto i complimenti ai ragazzi per la scelta che avevano fatto, perché io ritengo che sia una delle scelte professionali con una buona prospettiva per il futuro, però ho tenuto a dir loro proprio questi particolari che secondo me, per chi lavora con una persona ammalata, sono più importanti delle competenze a mio giudizio.
Il lavoro dell'infermiera è abbastanza complesso e stressante da una parte e dall'altra, anche perché l'interfaccia tra un'azienda e poi gli utenti. Il discorso è che oggi l'infermiere ha una professionalità spiccata e questa professionalità è legata non soltanto all'informatizzazione che l'infermiere, come in tutti i settori, deve andare a sviluppare, ma anche sul territorio con l'assistenza domiciliare integrata, l'infermiere insieme al medico, insieme al fisioterapista, espleta una grande attività di supporto, non soltanto sul territorio, ma anche in quei reparti che sono sensibili, come le oncoematologie o come le oncopediatrie, dove il sorriso, dove l'empatia tra l'infermiere e il bambino sono indispensabili. Non è una cosa così automatica, come si fa a infondere in un infermiere preparando all'umanità? Allora, noi con il nostro corpo docente dà ai ragazzi, agli studenti, che con questo corso triennale, che è un corso abilitante, diamo non soltanto una preparazione teorica, anche di tipo psicologico, però cerchiamo di dare a questi ragazzi, a spingerli su un piano che è quello della professionalità e soprattutto di dimenticare i problemi che ci sono e che tutti noi abbiamo, li devono lasciare come noi li lasciamo, come noi medici li lasciamo fuori dall'ospedale, in maniera tale da avere un buon rapporto con loro. Bene, questa è la prima parte del nostro telegiornale, ora non ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci vediamo qui tra poco, vi aspettiamo. Entra nel mondo Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città. Salumi, carni, frutta, verdura, rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Gemar è un mondo tutto da scoprire. Cerca il punto vendita più vicino a te. Sconti del 40% sul reparto abbigliamento. Gemar si fa in 7. Nuovo punto vendita in via dei Servi di Maria 98. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, contrada Targia, Siracusa. Scavolini Store Siracusa ha progettato per te un Evolution in una composizione lineare 4,20 m, finitura laccata opaca a soli 4.600 euro. Scavolini Store Siracusa ti aspetta in Viale Scala Greca 381. La sensazione di volare per raggiungere la padronanza muscolare ed eliminare lo stress. A Siracusa nasce Studio 1, nuovissime discipline per l'armonia di corpo e mente. Antigravity Yoga per il benessere della tua schiena, fatti cullare dalla sensazione di leggerezza in assenza di gravità. Girotonic, un innovativo macchinario che allena il tuo corpo lavorando la muscolatura profonda con movimenti armoniosi e circolari. Pilates per raggiungere la massima forza addominale, respirazione e padronanza muscolare di tutto il corpo. Affidati a Studio 1, specialisti in nuove attività mai viste a Siracusa per il benessere del tuo corpo. Liberati dalla pesantezza quotidiana. Studio 1, provare per credere. In via Lorina 53 a Siracusa. Per informazioni e iscrizioni 392 40 64 371 o 393 12 70 971.
Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo subito con la cronaca di una rissa avvenuta in un locale di Marzamemi, avvenuto nelle prime ore della mattina, intervento dei agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Pachino per la segnalazione appunto di un parapiglio, una vera e propria rissa con calci e pugni. Quando sono arrivati gli agenti, un fuggi-fuggi generale tra coloro che erano stati coinvolti nella rissa. In stato di libertà sono state però fermate e denunciate 6 persone, con già alcuni precedenti già conosciuti alle forze di polizia, per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento in concorso. Non è la prima volta che nella zona di Marzamemi avvengono risse del genere. Già la scorsa estate ci fu un'altra rissa tra due opposti gruppi che si sono fronteggiati a calci e pugni. Intrattenimento abusivo, parliamo di quelle discoteche o locali che propongono musica o quant'altro in maniera abusiva, non pagano tasse, non pagano altro, e secondo la Confcommercio e la SILB metterebbero a repentaglio anche la salute degli avventori. Vediamo perché. Il mercato abusivo dell'intrattenimento, sale da ballo e discoteche senza autorizzazioni e del tutto in regime di evasione fiscale costituiscono prima di tutto un pericolo per l'incolumità degli ospiti, oltre che un colpo inferto agli operatori del settore in regola. Se ne è parlato questa mattina in occasione di un convegno della Confcommercio a Siracusa. Locali da ballo, o per sintetizzare, locali da spettacolo abusivi, ovvero gente che fornisce musica, spettacolo, però non è in regola né con la sicurezza né con la SIA, immagino. Credo che sia sicuramente un elemento da attenzionare, che tutta la pubblica amministrazione in generale, le persone competenti dovrebbero attenzionare, perché sono i locali, i cosiddetti mercenari, che formano della pirateria, diciamo, un elemento indispensabile per il loro lavoro. Questi molto spesso sono quelli laddove succedono spesso e volentieri anche, diciamo, determinati disastri, determinate situazioni deprecabili, e nello stesso tempo sono dei grandissimi evasori, perché in qualche modo non pagano le tasse che invece i locali autorizzati hanno. Per contrastare questo andazzo voi cosa proponete? Ma sicuramente si dovrebbe azionare una task force fornita da tutti gli esponenti maggiori dei locali, della pubblica amministrazione, che in qualche modo sono preposti al controllo dei locali, quindi mi riferisco per esempio alla Guardia di Finanza, alla Polizia, all'Ufficio Igiene, all'Ispettorato del Lavoro, e tutti coloro i quali naturalmente hanno competenza in questo settore, i quali dovrebbero naturalmente andare a controllare questi locali abusivi e denunziarli, facendoli chiudere naturalmente con i sigilli, perché sono fucina di tanti e tantissimi, diciamo, reati che naturalmente vengono poi conseguiti. Se è vero che c'è chi mette su questi locali, però è anche vero che c'è chi ci va, è una questione di convenienza. Vi siete fatti un'idea del perché c'è chi sceglie comunque di frequentarli? Sicuramente, perché in una normale attività di commercio, chi è che non ha costi può abbassare anche, diciamo, i costi di esercizio, quello che chiede al cliente, eccetera, eccetera. Però evidentemente a detrimento di che cosa? Di tutto quello lì che sono tutte le autorizzazioni che ha un locale, che deve rispettare e che, tra parentesi, è il primo ad essere verificato. Quindi noi non solo siamo verificati, ma abbiamo speso tanti di quei soldi per dare al ragazzo la sicurezza di entrare in un posto dove non succede nulla e dove è garantito anche da buttafuori messi in regola, cose che gli altri non fanno. Quindi il locale messo in regola lavora un giorno, possibilmente alla settimana. Il locale che non è messo in regola, che è un bar che lavora 7 giorni in regola con la sua attività, fa anche quel giorno in più, ma evidentemente a detrimento di quelli che sono i costi di un normale locale. Si sono conclusi a Siracusa i festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Vediamo nel servizio come sono andati.
si sono conclusi ieri sera con il rientro del simulacro alla chiesa di Santa Lucella Abbadia e i festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Tantissimi fedeli si sono riuniti in Piazza Duomo per l'uscita del simulacro portato in processione per le principali vie di Ortigia. È stata una festa del culto, ma anche per gli ortigiani che si sono ritrovati attorno al simulacro del martire. Ieri sera è stata la conclusione di una settimana di eventi e di manifestazioni collaterali che hanno caratterizzato la festa. Sabato scorso decine di giovani hanno animato dalle 15 a Piazza Duomo di Siracusa contendendosi il palio di San Sebastiano. All'evento hanno partecipato diverse parrocchie cittadine, in particolare la parrocchia cattedrale, la parrocchia Santa Maria dei Miracoli, quella di San Giovanni Battista all'Immacolata e la parrocchia di San Salvatore. Ad aggiudicarsi l'ambita coppa è stata la parrocchia cattedrale con l'entusiasmo dei piccoli dell'ACR. Per tornare all'evento religioso, la conclusione dei festeggiamenti è stata vissuta con un'intensa giornata, iniziata di mattina con la Santa Messa, presieduta dal vicario generale dell'arcidiocesi Don Maurizio Aliotta, e nel pomeriggio la processione del venerato simulacro per le principali vie di Ortigia. Hanno dato un tocco di grande e profonda solidarietà ai festeggiamenti l'asta dei doni offerti in onore di San Sebastiano, poi i fuochi d'artificio e le urla di acclamazione dei devoti che hanno così salutato il rientro del patrono. Festa di San Sebastiano, noi c'eravamo con le nostre telecamere in diretta e trasmetteremo dopo questa edizione del TG tutto l'evento. Parliamo adesso di sport. Il Siracusa bloccato in casa dalla capolista, un pareggio a reti inviolate, ma la tegola riguarda però l'infortunio di Carbonaro. Finisce 0-0 l'atteso scontro al vertice fra il Siracusa e la capolista Tiger Brolo. Un pari che rallenta la corsa degli azzurri e lancia spediti verso la serie di i gialloneri ospiti. Nel Siracusa assenti per infortunio Petrullo e Palmiteri, con Bisone in panchina, ci sono dall'inizio il portiere Farò, con la linea difensiva a 4 formata dai centrali Diop e Matinella, con i lati giovani Lombardo e Listro, mentre sulla mediana agiscono figure calabrese in mezzo con gli esterni Bufalino e Garrasi, dietro alle due punte Carbonaro e Frittitta. Nella capolista Tiger, dell'ex tecnico retuseo Santino Bellinvia, reduce da 6 vittorie consecutive, non c'è lo squalificato Elan Rawi, ma giocano i migliori col modulo 4-3-3, compreso l'esperto portiere Fagone Pulice e il bomber del campionato Tindaro Calabrese. Si parte con 4 calci d'angolo per gli azzurri che non producono effetti positivi. E allora risponde subito la Tiger al 13° con Dagata, col suo destro a giro che si perde di poco al lato. Il Siracusa non punge, addirittura al 29° perde Carbonaro per infortunio, al suo posto entra in campo il giovane siracusano Lentini. Ospiti pericolosi ancora al 36°, sempre con D'Agosta da sotto misura con la sfera che si perde di poco fuori. Primo tempo che si chiude senza altre emozioni. Nella ripresa, subito al 6° Bufalino ci prova in rovesciata, ma Fagone Pulice è attento e para. Al 9° giallo per un retropassaggio di Falanca che genera una punizione a 2 in aria per gli azzurri, calciata da Frittitta 2 minuti dopo e che si perde però contro la barriera. Al 15° Farò deve volare alla sua sinistra per mandare in angolo il fendente di Falanca diretto all'angolino. Il Siracusa prova a cambiare qualcosa, Chiariello sostituisce Diop al 20°, ma sempre gli ospiti sono i più pericolosi. Al 34° la punizione velenosa di Tindaro Calabrese diretta all'incrocio dei pali viene messa in corner con uno splendido volo dal portiere aretuseo Farò. Al 35° l'ultimo cambio per gli azzurri con Scarano che sostituisce uno stremato Bufalino, ma Fagone Pulice non corre più rischi e dopo 3 minuti di recupero il match finisce con il risultato d'occhiali. Domenica prossima Siracusa atteso dalla difficilissima trasferta di Barcellona a Pozzo di Gotto contro l'Igea Virtus. Fine gara con i microfoni aperti per il tecnico Strano. Non dimentichiamoci che abbiamo incontrato una squadra che ha 45 punti, quindi il rispetto per gli avversari ci sta tutto. Dopodiché controprova non ce n'ho. Di norma un allenatore non lo dice mai, parla degli assenti. Oggi, insomma, me la voglio scambiare. In un reparto mi mancavano 2 dei 3 cannonieri, quindi diventa un attimo più difficile. Poi un certo Fabio Visone.
Non so, controprova non ce n'è, possibilmente se ci fossero stati insieme questi avremmo preso 3 gol, non lo so, però se devo vedere nella sommatoria della partita, una partita equilibratissima contro una grossa squadra, primo tempo forse un po' più loro, secondo tempo credo che se non avessimo concesso solo un contropiede da Polli, forse la squadra che poteva fare male e probabilmente non avremmo rubato niente, considerate le attenuanti dette prima. Quindi non posso che ringraziare i ragazzi e che ci ha dato una mano. E ancora di sport parliamo, di atletica, perché un siracusano si è aggiudicato per la prima volta la Siracusa City Marathon. Carlo Rovella è un poliziotto che è stato portato in trionfo dai suoi colleghi. Il siracusano Carlo Rovella veste i panni del profeta in patria e si aggiudica la 15ª edizione della Siracusa City Marathon. Rovella, che corre per i colori della società Siracusa Atletica, si è aggiudicato in volata la prestigiosa gara di atletica, battendo il catanese Vito Massimo Catania con il tempo di 2 ore 37 minuti e 16 secondi, al terzo posto Massimo Lisitano della Podistica Messina. È la prima volta in 15 anni che la maratona siracusana viene vinta da un siracusano. Peraltro Rovella appartiene al corpo della Polizia di Stato, che ha festeggiato a lungo il proprio beniamino all'arrivo sul traguardo. Prima fra le donne è arrivata Daniela Viccari della Monza Marathon Team, che complessivamente è stata la 47ª atleta a tagliare il traguardo ortigiano. Soddisfazione per gli organizzatori della manifestazione, alla quale hanno partecipato oltre 1500 atleti provenienti da tutte le parti dell'Italia e anche dall'estero. Da Siracusa City Marathon è andata in diretta dagli schermi di Tele1Tris per uno sforzo ulteriore da parte dell'emittente televisiva ad offrire ai telespettatori grandi eventi, in questo caso di sport. Bene, tutto qui, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi che proseguono dopo il TG. Ve l'abbiamo anticipato, abbiamo noi registrato in diretta con le nostre telecamere i festeggiamenti per San Sebastiano. Tra poco, dopo il telegiornale, li ritrasmetteremo. Intanto vi lasciamo al meteo e chi voglia rivedere questa edizione può farlo online sul sito www.teletris.it. è tutto, vi saluto.